prima abbiamo portato i cantautori nelle scuole, tra i più piccoli, ricordando che cos'è la canzone e la tradizione ligure. E poi abbiamo sostenuto questo concorso, che è un concorso proprio fatto all'insegna della tradizione, del territorio, perché c'era una possibilità e una grande equità per chi viveva in un piccolo comune di partecipare e essere selezionato al pari di chi viveva nel grande comune, e poi il talento, e sono questi, diciamo, i valori di fondo che hanno accompagnato questo concorso. E credo che di talento ne abbiano dimostrato molto i concorrenti che sono stati qui sul palco di Camogli. Credo davvero che abbiano vinto i migliori, ma che ci sia stata tanta energia da parte di tutti, e soprattutto che abbiano dimostrato a quanta voglia di musica, di espressione, di espressività ci sia nei giovani, e quanto possano essere consapevoli che la musica fa parte davvero della nostra tradizione, della nostra regione e della nostra cultura. Questo premio è una soddisfazione pazzesca, anche perché è stato costituito in un modo in cui la zona geografica nel mio caso aveva molta influenza, poiché essendo, diciamo, l'area urbana più popolosa era quella che, insomma, arrivare in finale per me era già veramente un grosso traguardo. Poi averla vinta è stata sicuramente la cosa più bella, inaspettata, chiaramente, perché gli altri ragazzi erano molto bravi. E più che carriera, io direi gavetta. Noi continuiamo a fare gavetta finché non si riuscirà ad arrivare da qualche parte, perché comunque è una missione, capito? Noi siamo i carbonai della musica, noi cantautori in questo millennio. Per cui io invito tutti quanti a uscire, andare ai concerti, essere curiosi, perché è l'unico modo per scoprire che ci sono un sacco di talenti in Liguria, a Genova in special modo, ma abbiamo visto tutta la Liguria grazie a questa manifestazione. Forte, ancora mi sembra abbastanza particolare, insomma, incredibile, anche perché, ripeto, come ho detto nei video più di una volta, per me è proprio difficile stare su un palco, quindi addirittura vincere, figuriamoci, non era proprio nella mia immaginario, ecco. Non avevo mai pensato a un risvolto competitivo in qualche modo, no? Forse anche per paura, via dicendo, quindi questa è sicuramente una tappa importante che può aprire nuove strade, diciamo, ecco. La cosa importante di questo concorso è essere riuscita ad andare a cercare capillarmente, anche nei più piccoli paesi della Liguria, grazie al sostegno anche economico della regione Liguria, a cercare proprio quei talenti che sono nascosti e che difficilmente da paesi estremamente piccoli possono arrivare a ambire una carriera da professionista, arrivare addirittura al successo, perché non hanno la visibilità che a volte meritano. Adesso cosa succede a questi due vincitori, che si chiamano Greta Dressino di finale Ligure per quanto riguarda la categoria interpreti e Lorenzo Malvezzi per la categoria cantautori, arriva da Genova, in provincia di Genova ovviamente, e si apre una carriera da professionisti, cominceranno a cantare, sceglieremo due canzoni, verranno pubblicati due singoli in digitale grazie alla Rusty Records, la casa discografica che ha già vinto un festival di Sanremo nel 2013 ed è arrivata seconda l'anno scorso nei giovani, e verranno pubblicati questi due singoli con annesso videoclip, campagna promozionale radio, promo, tv, e verranno lanciati nel mondo della musica. Poi, sperando che possano acquisire un risultato che li possa portare poi a diventare dei cantanti importanti, sarà stato assolutamente completamente merito di questo concorso. Il Coreali.